Buongiorno ragazzi e benvenuti alla lezione di storia di oggi. Oggi parleremo di aerei e automobili. Siamo nel 1918, durante la battaglia del solstizio, che fu combattuta tra il 15 e il 24 giugno di quell'anno. Come dite? Ah, perché quel nome? Ma fu un'idea del vate, Gabriele D'Annunzio, chiamato anche il poeta soldato, particolarmente amante dei nomi, come dire, creativi. Ad esempio, fu sempre lui, qualche anno dopo, a cambiare il nome sandwich, decisamente troppo inglese, con il termine tramezzino, il pasto tra la colazione e il vero e proprio pranzo. La battaglia del solstizio la chiamò così per il periodo in cui si combatté, cioè proprio durante il solstizio d'estate. Il fronte della battaglia partiva dal Vesuvio, passava per il Grappa ed arrivava al Piave e addirittura al mare. Battaglia del Solstizio. Fu chiaramente l'ultima concreta possibilità per l'esercito asburgico di rompere sulla pianura. Durante quella battaglia, e precisamente il 19 giugno del 1918, a Nervesa, che ora ha preso il nome di Nervesa della battaglia, venne abbattuto in circostanze ancora oggi misteriose l'asso degli assi della nostra aviazione, Francesco Baracca. Francesco era il nostro barone rosso italiano con all'attivo 34 vittorie. Quel 19 giugno stava rientrando alla base quando un colpo, molto probabilmente sparato da un cecchino appostato su di un campanile, lo colpì a morte. Ogni pilota aveva dipinto sulla propria carlinga dell'aereo uno stemma personale. Baracca, che arrivava dal secondo reggimento cavalleria Piemonte Reale, fece dipingere un cavallino rampante. Dopo la morte dell'asso degli assi, lo stemma comparve su tutte le carlinghe dei compagni della squadriglia di Baracca, che rinunciarono al proprio stemma personale in segno di profonda stima per il compagno caduto. Nel 1923, quindi qualche anno dopo il termine della Prima Guerra Mondiale, la madre di Francesco Baracca diede ad un giovane promettente meccanico e pilota d'auto di nome Enzo Ferrari l'autorizzazione ad utilizzare l'emblema usato dal figlio scomparso, il cavallino appunto. Con grande rispetto, Ferrari lo modificò nella posizione della coda e nel colore dello sfondo, giallo in onore della sua città nativa, Modena. Il cavallino apparve per la prima volta sulle due Alfa Romeo, non ancora Ferrari, schierate dalla scuderia alla 24 ore di Spa il 9 luglio del 1932, arrivando prima e seconda. Il cavallino portava decisamente fortuna. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Enzo Ferrari utilizzò il cavallino rampante anche nella squadra che è ancora oggi il simbolo della più famosa casa automobilistica al mondo. Due grandi nomi italiani che vivranno sempre nella nostra memoria, uniti da uno stemma, il famoso cavallino rampante. Al prossimo video.